Sono d'accordo con deve lei. Deve dare sicurezze. Il contrario di Di Pietro. Beh, Di Pietro anche lui ha fatto una scelta. Io sono stato anche a pranzo con Di Pietro, perché è un personaggio che mi ha incuriosito. Però è... ne abbiamo, abbiamo parlato. Di Pietro ha fatto una scelta, che gli ha dato dei risultati. Non c'è dubbio. Quindi dal suo punto di vista ha fatto bene e fa bene. Però è chiaro che quello è un partito, per quanto grande, dell'8%. Lei il messaggio che rivolgeva a me. Ma le sembra poco? Erano partiti... Le sembra poco oggi avere l'8%? No, è tanto. E chapeau, perché poi comunque l'IDV è giovane. Veniamo al tema, un tema chiave della politica italiana, il tema mafia. Prima di entrare, io ho fatto tantissime interviste a dell'Utri che sono rimaste nel dibattito politico, ne ho fatte tre. Però prima di arrivare a questa questione, il tema della mafia, ho intervistato Micichè, ho intervistato un sacco di gente su questo tema. Qual è il punto vero in questo momento? A che punto si... Allora, lo Stato ha fatto tanto, gli arresti sono stati fatti, cioè anche col governo Berlusconi non è che la lotta contro la mafia si è fermata, al contrario, no Maroni? Però ho la sensazione che non sappiamo cosa stia accadendo, noi lettori regionali, non lei. Ma non è che non lo sappiamo adesso, diciamo che non l'abbiamo mai saputo. Ci spiega. Io sono cresciuto in Sicilia negli anni del piombo, ma del piombo quello grave e pesante. Parlo di Viale Lazio, e lì non capivamo. Poi sono venuto a Roma e guardavo i telegiornali e sentivo quello che avveniva e non capivo. Oggi sento quello che avviene e non capisco. Certo. E quelli che ritengono di aver capito tutto in forma assoluta, o in un senso o in un altro, credo che dovrebbero riflettere un attimo. Il fenomeno mafia non è un fenomeno che nasce negli ultimi tempi. Qui partiamo dall'Ottocento. Quella Sicilia lì nasceva con un paese praticamente in mezzo alla miseria più sfrenata, e in quella miseria allignavano personaggi che sfruttavano le persone che avevano bisogno del cibo per farli diventare assassini. Questa cosa poi è cresciuta. Il film Il Padrino ha spiegato il meccanismo in maniera precisa. Si è passate dalla delinquenza, a quando è entrata la droga, a una forma di violenza psicologica, economica, mondiale, che non è controllabile. Ci sono elementi che a noi sfuggono. Quando si dice io so tutto, ma beati loro, io non so niente. Ma non ho idea di cosa possa essere successo o cosa stia succedendo. Posso dire che, come lei ha detto prima, recentemente tanti sono finiti in galera, e questo è un dato, che non può essere negato. Cioè, io posso non aver votato Berlusconi, ma bisogna riconoscere, cioè il governo ha fatto parecchio anche sul fronte 'ndrangheta, anche con la polizia tedesca, cioè si sono mossi. Detto questo, a che punto siamo in Sicilia? Cioè i siciliani sono stanchi, sono insofferenti verso tutta la politica, ho la sensazione, c'è un po' di disaffezione. No. Non è vero. No, no, ci aiuti a capire. I siciliani, no, io non posso andare a capire. Posso... Vabbè, la conosce. I siciliani siamo stanchi, ma proprio nel senso della lentezza di quello che parla lentamente, adesso vediamo. I siciliani ha il porto, poi... di subire gli eventi, alza la testa, vediamo che succede, improvvisamente cala la tensione, c'è una bella partita di calcio e l'andiamo a vedere. Devo dire che quando ad Agrigento, che è la città nella quale io abito e vivo d'estate quando vado per un mese, si proclamò uno sciopero perché mancava l'acqua, di fatto a quello sciopero parteciparono 3-4 persone perché c'era caldo. E non è che la gente avesse torto a non andare. Perché non sono andati? Ma perché tanto si sapeva che non era quello il mezzo per ottenere il risultato. Adesso c'è il problema dell'aeroporto. Scusi, aeroporto, scusi se la interrompo, dottore, e termini merese. Tocchi questi due. Io parlo di una materia che conosco. C'è il tema dell'aeroporto di Agrigento, che da anni chiediamo. Noi siamo, la Sicilia è fatta così, e qua non ci si arriva. Io porto nel mio borsellino, che non ho qua, un disegno della Sicilia dove si vede che le strade finiscono a un certo punto e non ci sono aeroporti. All'Agrigento è necessario l'aeroporto. C'è stata una mezza manifestazione, alcuni abbiamo detto che, poi hanno detto l'aeroporto interessa ai ricchi. No, non è vero, i ricchi hanno le macchine, hanno gli autisti. L'aeroporto interessa a tutti. Però Piero Gasso dice però che... Poi vediamo. Piero Gasso, sì, poi vediamo, Piero Gasso, Ingroia, eccetera, dicono che poi gli appalti, la mafia sono pericolose. Ma poi vedremo. Cioè, non è che noi possiamo dire che non fabbrichiamo i bisturi
per evitare che sto bisturi possa tagliare la parte sana del corpo e non incidere laddove bisogna togliere l'ernia. Prima si fa il bisturi, poi si vede. Dice, ponte sullo stretto? Ponte sullo stretto, se non è fatto con fondi che vengono distratti da altre cose, va pure bene. Perché bisogna anche distinguere questo. Se sono fondi che possono essere destinati a quello, si faccia. Ma non si dica non facciamo l'aeroporto, non diamo alcuni posti di lavoro, perché dobbiamo fare il ponte sullo stretto. Perché allora veramente diventa una cosa che dal nulla porta a nulla. Mentre invece qualche risultato fra 15 anni potrà averlo, 15 anni, non prima. E la mafia e i professionisti dell'antimafia, si ha la sensazione che spesso si dia la patente del mafioso o dell'antimafioso con facilità. Cioè bisognerebbe essere più cauti nel giudicare. Ma vedi, questo riguarda le etichette in generale. Può essere dato l'etichetta di onesto o di disonesto.